Nella rubrica di approfondimento sui personaggi abbiamo avuto modo di parlare di Roger, del suo prologo e di tutti i riferimenti culturali che ho utilizzato al fine di sviluppare quello specifico personaggio. Ma ci siamo tralasciati un elemento fondamentale, ossia il tipo di approccio alla scrittura che l'autore di One Piece ha effettivamente adottato, che a onore del vero è tutt'altro che secondario, anzi, come avremo modo di vedere, è uno dei motivi del grande successo commerciale che l'opera ha avuto. One Piece esordisce attraverso un prologo. Parliamo di una scena introduttiva, un vero e proprio monologo che precede tutto il racconto. Un prologo ben costruito agisce come un gancio, incuriosendo il lettore e spingendolo ad andare avanti. Presenta un evento cruciale e un'atmosfera particolare che lo invoglia a scoprire di più. In questo espediente narrativo, Roger diventa una sorta di concetto divino apparso ex machina, un'allegoria che incarna lo stesso autore che si rivolge ai lettori per svelare un antefatto di stampo importante, un cardine della storia. Sviluppa l'azione scenica prima del suo vero e proprio inizio, insomma. Diventa una semplice e chiara introduzione a un mondo ben più vasto e ben più complesso. Le immagini e le parole utilizzate nel monologo di Roger contribuiscono a creare un'atmosfera epica e maestosa che no, prepara il lettore a questa avventura straordinaria che lo aspetterà da lì in avanti, per 27 anni. Sporchi, violenti, barbuti, alcolizzati, rissosi e festaioli, sempre in cerca dei fumosi bordelli nei porti dei Caraibi. L'immagine del pirata si è cristallizzata nel nostro immaginario in questo preciso modo, no? Sotto forma di sgherro, di avventuriero senza scrupoli, senza morale. Anche Capitan Jack Sparrow, col volto cinematografico di Johnny Depp, divertente, maldestro, spaccone, quanto volete, no? Ma rientra in questa connotazione. Ambientare la storia in un mondo di pirati fa quindi sì che l'immaginario collettivo punti da subito a quella tipologia di protagonisti, per la storia che si sta per leggere. Oda, insomma, doveva quindi attingere a tutto il proprio estro per fare in modo che il reale nucleo tematico fosse evidente fin dall'esordio, perché non è quella roba là, non è il pirata per come gli ultimi 60 anni del mondo cinematografico ce l'hanno raccontato e quindi doveva lavorarci su. Il prologo di Roger ci catapulta insomma nella sua grandiosa vita piena di ideali, rende palpabile l'epicità del racconto che ci apprestiamo a leggere e ci fa anche totalmente immergere nel peculiare corpus narrativo dell'Eiichiro Sensei. L'autore con questo specifico tipo di inizio racconto vuole farci capire la vera centralità della storia, il vero protagonista della narrazione. Che badate bene, non è Luffy, lui è semplicemente il punto di vista su cui il narratore si sofferma maggiormente. Il protagonista indiscusso delle vicende di One Piece è il concetto di pirata. Il segreto di Oda è che questi temi toccano corde archetipiche per tutti noi, quindi che si parli del prologo o dei dialoghi del primissimo capitolo, si percepisce fin da subito come dietro a quella breve introduzione ci sia un qualcosa di ben più grande. Il fruitore, anche se a digiuno di film sulla pirateria, anche se vergine della storia della pirateria, comprende fin da subito l'enorme mosaico che l'autore ha imbastito. E questo indipendentemente dagli enormi compromessi creativi cui l'industria fumettistica giapponese impone, no, ai propri mangaka. Se è vero che inizio storia si devono evitare continui flashback, spiegoni, nomi, toponimi e via discorrendo, le scelte che Oda ha compiuto nel prologo hanno comunque permesso, senza tutti questi elementi che avrebbero chiaramente appesantito la storia, no, e quindi anche a, come dire, immergere di meno i lettori, riesce comunque a far percepire quell'enorme profondità di quei momenti, no? E questo è ciò che a parer mio rende così speciale il primissimo capitolo di One Piece. I pirati sono un elemento narrativo prettamente nostro, sono occidentali. Ma è incredibile come alcune loro peculiarità a livello proprio ideologico riescano ad essere anche utilizzabili proprio come chiavi di lettura per fare aspre critiche sociali alla società giapponese, insomma, alla società dell'autore. Ma a partire, ripeto, da una questione occidentale, i pirati incarnano una libertà specifica, il desiderio di volersi distaccare dalle regole soffocanti e dalle strutture di potere. Nell'opprimente quotidianità, ecco che la vita del pirata affascina, entusiasma. Fa proprio sognare. Il piacere di essere liberi, davvero liberi, senza le catene imposte dall'alto e da altri. Nel bene e nel male, ovviamente, no? Perché la libertà di ognuno termina quando comincia la libertà d'altri, però non è questione di fare discussioni a metà via tra il filosofico e il giurisprudenziale.
Però ripeto, è così dannatamente calda e rassicurante come visione, no? Senza pretese, senza aspettative genitoriali, senza pressioni sociali. Il giapponese a quel punto, con le sue limitazioni, leggendo One Piece, si rincuora. Mentre l'occidentale si sente come a casa con delle storie che sono ambientate nella propria cultura e nella propria storia. Il prologo di Roger in One Piece, sebbene sia un flashback breve e apparentemente semplice, è estremamente funzionale nel gettare le basi per tutta la narrazione successiva. Oda, l'autore, ci mostra fin da subito le sue grandi qualità, prendendo un elemento classico della narrazione teatrale greca, infrangendola però di elementi della cultura caraibica del 1600 e utilizzando una tecnica di racconto prettamente giapponese. Pazzesco. L'introduzione sfruttata quindi si mostra, no, come un miscuglio eccesso di generi e di argomenti variopinti, che però confluiscono tutti in un'unica verità. Roger è il protagonista di una storia che non vedremo mai per completo, che non avremo mai modo di assaporare come vorremmo, no? Certo, abbiamo avuto un piccolo flashback, però non sarà mai protagonista della storia. Il prologo ci presenta immediatamente il mondo di One Piece, un mondo di pirati, di avventure, di misteri, di segreti. L'esecuzione di Roger, il re dei pirati, crea questa atmosfera di mistero e avventura che cattura immediatamente l'attenzione del lettore. Prendiamo la frase di Roger, no? Il mio tesoro, se lo volete, prendetelo. L'ho lasciato tutto in quel posto. Questa frase ci introduce il tema centrale della serie, la ricerca del One Piece. Questo tesoro leggendario diventa l'obiettivo di tutti i pirati e il motore della trama principale. L'esecuzione di Roger segna poi l'inizio della grande era dei pirati, questa nuova epoca che diventa il contesto in cui si svilupperanno le avventure di Luffy e degli altri personaggi. Capiamo qui che l'inizio di Luffy è la fine di Roger, ma che questa fine è anche l'inizio di tutto. Un continuo fluire di volontà e di idee che non sono direzionali, non vanno solo avanti. Tutto si ripete, tutto gira, tutto rigira intorno a sé. La volontà è circolare anche nei fatti che si vivono, che osserviamo nell'opera. La struttura di ogni saga si ripete. Lo schema narrativo del primo tratto della Grand Line viene riproposto anche nel secondo. Ripeto, tutto si ripete perché la ciclicità è un elemento portante della storia, è proprio un nucleo tematico. E questa cosa comincia con il prologo di Roger. La linearità è un'illusione tipicamente occidentale, l'opera di Oda questo lo evidenzia in maniera più che chiara. Basti pensare a come il passaggio del cappello sia un vero e proprio rituale ciclico, no? Che dà inizio e fine alle vite di vari personaggi di spicco. E che, boh, io non escludo nemmeno possa essere la conclusione della vita di Luffy, no? Che magari, giunto alla sua realizzazione, finito quello che deve fare, conclusasi l'opera, passa il proprio cappello a un nuovo erede spirituale. Perché no? Magari il figlio di Shanks. Sarebbe anche carino. In sintesi, il prologo di Roger risulta estremamente efficace e funzionale perché è conciso e in poche pagine introduce tutti gli elementi fondamentali della storia che andremo poi a leggere. È ricco di significato e l'autore soppesa ogni parola e ogni immagine contribuendo a introdurre sapientemente il mondo di One Piece. È poi dannatamente avvincente perché suscita la curiosità del lettore e lo invita a proseguire nella lettura. Il prologo per ovvie ragioni non ci rivela cosa sia esattamente il One Piece e ci mancherebbe, no? Però insomma si mantiene questa linea di mistero intorno a questo oggetto e questa suspense continua a spingere il lettore a continuare a leggere per scoprire la verità. Addirittura anche i lettori stufi dell'opera vanno avanti a leggerla solo per capire che cos'è il One Piece. Rendetevi conto la potenza di questo prologo del primo capitolo. Prologo che per me è un esempio perfetto di come un inizio ben costruito possa gettare le basi per una storia di successo. È questo che gli altri autori dovrebbero, no, vedere, osservare, studiare e capire. Prendete spunto, sì, ma fatelo sapientemente, perché come inizia la tua opera, il tuo capitolo pilota è fondamentale. E con questo siamo arrivati alla fine di questo video. Avevate mai riflettuto sulla potenza narrativa del prologo di Roger? Perché ripeto, per me è anche grazie ad elementi come questo che il capitolo pilota di One Piece ha ottenuto il successo clamoroso che poi c'è stato. C'è eventualmente qualche altra riflessione da proporre in merito? Avete lo spazio di commenti come sempre a disposizione, date libero sfogo alla fantasia, ditemi cosa ne pensate, parliamone. Non vedo l'ora. Comunque, se vi siete emozionati, intrattenuti o se avete imparato qualcosa di nuovo, vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro scopo. Però il nostro viaggio non finisce qui. Se volete aiutarci a continuare a creare contenuti come questo, c'è supporto su Patreon. Link in descrizione per fare grandi cose insieme. E niente, ci ho detto, ci vediamo o al prossimo video o alla prossima live. Bella a tutti!